Scoprire le qualità abruzzesi attraverso l'olio Evo in un tour che parte dalla tavola e viaggia in tutto il mondo, portando sul piatto l'eccellenza di un intero territorio. E con questo spirito che prende forma in Camera di Commercio il progetto per la valorizzazione dell'olio Evo e DOP del territorio Chieti-Pescara, che porterà a una nuova e inebriante destinazione la realizzazione di una carta dell'olio Evo d'Abruzzo. Il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Consiste per fare un progetto che riusciamo a far conoscere a tutte le tavole, almeno speriamo a tutte le tavole del mondo, la qualità del nostro olio, che è veramente eccezionale, allora merita essere promosso in maniera efficiente. E poi vogliamo arrivare a fare anche la carta dell'olio da dare a tutti i ristoranti abruzzesi e speriamo oltre, che il cliente che arriva deve anche sapere con quale olio è stato condito il suo cibo. Pier Carmine Tilli, presidente del Movimento Turismo Olio. Sì, oggi insieme alla Camera di Commercio presentiamo questo progetto della carta dell'olio della provincia di Chieti Pescara. Innanzitutto un ringraziamento alla Camera di Commercio per aver accolto la sensibilità dei produttori di olio delle due province. E oggi presentiamo questo progetto che vuole, alla fine di un percorso di sensibilizzazione dei produttori, ristoratori, dopo un percorso di formazione anche, presentare una carta dell'olio e metterla a disposizione della ristorazione per farle diventare ambassador dell'olio chietino pescarese. Diciamo come una carta dei vini. Assolutamente sì, è un percorso che riprende quello che è stato la carta dei vini in passato e vuole farla diventare altrettanto prestigiosa sul nostro territorio, ma portarla anche al di fuori della nostra provincia, magari anche al di fuori della nostra regione. Abbiamo delle eccellenze sull'olio sia nella provincia di Chieti che nella provincia di Pescara e questo è solo l'inizio di un percorso che deve portare a una sinergia tra tutti gli attori del territorio per far crescere sempre di più quello che è l'apprezzamento dei nostri prodotti sulla tavola dei ristoratori abruzzesi, ma anche al di fuori del nostro territorio, perché è molto importante. Il tutto per creare anche condizioni economiche alle aziende agricole in modo da accrescere il nostro territorio anche agricolo.